Come avrete letto dal titolo, oggi voglio proporvi una combo labbra pazzesca, molto raffinata, adatta per quanto mi riguarda a tutte le età e a tutte le circostanze, dalla semplice passeggiata al semplice aperitivo ad una laurea, penso ad una laurea o ad una cerimonia. Veramente una combo perfetta per Come tutte. potete notare, io già mi sono truccata e agghindata, ho registrato una serie di video, non so quando vedrete cosa. Resta la combo labbra, ho detto no, devo girare un video a parte perché meritano tantissima importanza. Sono due prodotti di cui ho già parlato, se non erro, forse in un video dei preferiti, ve lo linko da qualche parte o giù in info box. Mi raccomando, controllate sempre l'info box. Di cosa sto parlando? Sarà un video bello intenso, ma allo stesso tempo breve. Sono la matita Nabla, credo che siano le close-up, sì, le close-up shaper di Nabla e il mio prodotto preferito in assoluto make-up che ho comprato e ricomprato maggiormente negli anni. Questo lo compro da quando sono un adolescente. Ok, quindi oggi c'è il boom. Questo io lo compro da anni e anni e anni. Infatti, chi mi ha scoperto dal 2013 qui su YouTube sa che io ne ho sempre parlato e straparlato. Hanno una formula spettacolare entrambi i prodotti. Per quanto riguarda le matite Nabla, io ero un pochino scettica perché non lo so, erano degli stereotipi miei mentali, non ci fate caso, sono proprio il male, gli stereotipi. Siccome ne ho sentito parlare sempre bene da tutti, ho detto: ma sai che c'è? Provo una matita labbra Nabla, sono favolose per quanto riguarda la durata, l'intensità, le colorazioni, la persistenza, l'eleganza del prodotto, la qualità della pasta, insomma, sono delle matite fenomenali ad un costo assolutamente più che accettabile. Questo è il numero che ho io. Vi faccio vedere anche la colorazione, è bellissima, è una colorazione neutro fredda. Ma solo io li faccio questi suoni. Cioè, ma guardate, potevo fare un cuoricino. Vabbè, è una mela, non è un cuore. Lì il colore in camera, mi riferisco, è molto più caldo. In realtà è in videocamera, almeno per quanto riguarda l'anteprima, vedo il colore più caldo. In realtà è un colore meraviglioso, neutro, freddo. Andate a provarlo in negozio perché ne vale la pena. Invece, per quanto riguarda il prodotto di Clarins, è il Lip Perfector. Io ho la versione 01. Io compro sempre la 01 e la colorazione marroncina. Non mi ricordo, forse è la 2 o è la 3. No, forse è la 2. Questo è spettacolare, il Lip Perfector di Clarins. La colorazione 01. Adesso andiamo a provarli. Mi avvicino e vi faccio vedere la combo. Contornato le labbra, sono
sto un pochino accorta a non chiudere tantissimo i laterali, perché a me personalmente non piace. Ok, e poi la passo leggermente al di sopra della linea, non al di sotto, nel senso non vado a strabordare perché ho già le labbra grosse e carnose, ma vado all'interno, quindi vado a colorare proprio la pelle delle labbra. Questo è l'effetto, ma la magia avverrà, devo guardare lì, la magia avverrà con lui. Profumano tantissimo. Questo poi lo vado sempre a pulire al di sopra di una velina. Ritorna super pulito. Ora guardate l'effetto, è bellissimo. Vi posso assicurare che la combo è molto la colorazione, mi riferisco alla colorazione, guardo lì perché ho lo specchio, è molto neutra, neutro barra freddo, anche se io starei più sul neutro, è bellissima. Dal vivo c'è questo contorno che sembra quasi un contorno naturale delle labbra con questo rimpolpante di Clarins che è favoloso. Come potete notare, è una combo perfetta insieme. Il gloss, mi guardo nello specchio, non fa assolutamente pappetta, filamenti, assolutamente è straconfortevole e dura un bel po' di ore. Ovviamente dipende da quello che dovete fare. La matita resta tantissimo. Io ho lavato le mani in super velocità. Guardate, la matita è ancora qui. Dovrò utilizzare uno struccante bifasico. Spero che questo contenuto sia stato di vostro gradimento e fatemi sapere se amate questa tipologia di video. A me piacciono tantissimo. Spero quindi di avervi tenuto compagnia. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram col nick melimadeinsud_official e come sempre un bacio, un abbraccio, un tarallino dalla vostra Meli Made in Sud.